Buonasera a tutti da Joker Game. Oggi pomeriggio ho scoperto un gravissimo errore, ma anche altri, ma come questo, secondo me, è il numero uno degli errori che ho incontrato anche dentro la carriera, e poi farò un video, forse. Comunque, torniamo qui. Un test privato. Beh, ho scoperto che la Porsche 911 GT3 R gli si rompe un qualcosa nel motore dopo un giro e mezzo in questo circuito. Adesso vi farò vedere con l'assetto originale, non il mio. Adesso, quando carica, metterò l'assetto originale e farò il primo giro e mezzo. Anzi, farò anche la strategia per vedere un attimo la 911. Allora, gomme, niente, riparazione danni per scoprire dov'è questo danno. Ho tolto tutto. Scatola del cambio, mettiamo no. Motore, sì. Ok, salvo questo. Ok, lo abilito. Così poi mi fermo. Messa a punto. Adesso questa qui è la mia 911 Le Mans. Valori predefiniti. Verranno impostate come l'ha fatto il produttore. Ok. Salva. Salva il nuovo assetto. Ok, è messa qui. Assetto corso l'ho chiamato. Va bene così. Continua. Andiamo a vedere l'assetto, come è messo. L'apertura freni al massimo, cioè al massimo, al 75%, tutte le sue sospensioni regolari, ammortizzatori suoi, dovrebbero essere queste, vediamo. Io faccio ancora salva, andiamo a rivedere. Sospensioni. Ok, è la sua taratura. Il motore è questo qua, così. Differenziale è questo. Ok, adesso faccio questo giro e mezzo di prova senza sforzare neanche la macchina. E vi farò vedere qui sulla destra, lo vedete, c'è la macchina verde, che il motore inizia a rompersi. Interessa dei tempi, queste cose qui. Il video è per farvi vedere chi come me ha comprato ultimamente Project Cars 2 sul assetto originale. Vediamo la sua velocità massima quanto arriva. Poi c'è da dire che ho scoperto anche la Ferrari 488, sono stati tolti
sono stati tolti due componenti nell'assetto e quindi tutti quelli che hanno fatto i record ce l'avevano tutti. Adesso li hanno tolti, non so dirvi come si chiamano perché ho visto un setup di una persona, penso sia inglese o americana o di un altro paese, che nel suo setup praticamente c'è, ci sono due cose nella Ferrari, però non so come si chiamano, e praticamente li hanno eliminati, e quindi la Ferrari 488 non supera più i 300 orari, ma si ferma a 282, massimo 283, non di più. Invece nella carriera che sto facendo con la Ginetta ho scoperto questa cosa, che quando sei primo inizia a avere un qualcosa alla macchina, così all'improvviso, magari in quel pezzo di strada come questo sta tenendo bene, non tiene più per un attimo. Questo perché? Per far sì, adesso mi domando, ma il trucco è del produttore o il produttore se ne sta fregando, non gliene frega niente più di Project Cars 2? E quindi ha lasciato, oppure li ha messi appositamente, così mi è andata a comprare Project Cars 3. Beh, io l'ho pagato soltanto 8,40 euro. Il gioco ci vale, non è che non ci vale, però purtroppo guardate già il motore, lo vedete? C'ho già uno, guardate, non ho fatto neanche un giro. È tutto originale, sto andando piano, eh? Ditemi se ho sbagliato qualcosa. Già il motore ha un danno, quindi io adesso mi fermerò nei box, che li chiamo con un pulsante che ho messo nel volante. Non è questo, ma è questo. Ok, e vediamo se è dentro al motore. Comunque tutti gli italiani che hanno fatto vedere che questo simulatore è bello, compratelo, è uno dei migliori, non è vero, perché io i peli li vado a cercare proprio nei giochi per vedere dov'è, se c'è il gioco regolare oppure c'è un trucco. Ma il trucco è del produttore, non è mio. Andiamo a vedere la riparazione, se c'è. Vediamo, magari non la fa. Io qui non vedo un bianco. Non ho messo le gomme, io ho messo neanche il carburante, a dire la verità. Ah sì, sì, eccola qui, la riparazione. C'è stata, lo vedete, il motore è tornato a zero. Quindi allora domandiamoci un po' tutti, se io devo fare una gara qua di 10 giri, io ho già un danno normale. Adesso lo ripeto il giro, vado piano, ho già un danno a questa macchina che è stupenda, devo dire la verità. La Ferrari mi ha deluso moltissimo. La 488 porta soltanto il nome di Ferrari, però devo dire che la Porsche 911 è superiore. Questo perché sappiamo benissimo che le auto
tedesche usano molto l'assetto scampanato, quindi ha molta più tenuta una Porsche rispetto, adesso ho lasciato il volante e tremava, che rispetto che una Ferrari. Questo perché la Porsche c'ha l'avantreno più stretto e il retrotreno più largo. Questa cosa non l'ha adottata BMW, è un facsimile, ma è soltanto di campanatura. Quando poi ho scoperto anche un'altra cosa, quando poi fanno le gare per far vedere che sono bravi e raggiungono il top mondiale, allora prima di tutto usano i joypad, perché oggi sono stato 3 ore o 4 forse online e ho lasciato tutto libero, che la visuale che non è interna, tutto, e ho visto persone che facevano 4 minuti in un giro. Quando poi ho rimesso la sezione, l'ho rifatta, che nessuno poteva andare più fuori ma rimanere dentro l'abitacolo, cos'è successo? Nessuno si è presentato. Ok, lo farò oggi pomeriggio, che sarebbe il prossimo, domani, ecco, perché ormai siamo a cavallo tra, adesso qui non c'ho il calendario, tra il 25 e il 26 di giugno, domani pomeriggio, il 26 di giugno se non mi sbaglio, adesso qui non vedo niente che sono in una stanza al buio, vedrò se praticamente fanno questi tempi sbalorditivi, perché cioè io non è che posso chiudere una campanatura e poi tra l'altro la macchina non mi va di velocità come uno si aspetta. Questa qui dovrebbe superare i 300 anche lei, ma arriva massimo anche lei a 282, non di più. Adesso ho fatto la prima riparazione, non l'avevo mai fatta, eh. Stasera mi è venuto in mente, ho detto cosa faccio, contatto i produttori, glielo dico o faccio un video? Ma secondo me un video è meglio, perché almeno uno, almeno, non fa niente, non voglio sbattere niente, almeno un video si vede la verità, non sto facendo la diretta, sto facendo un video normale. Non sto neanche correndo, eh. Il suo assetto originale. Adesso vediamo appena passo il rettilineo cosa succede. Andando pianissimo, quindi ancora il guasto non si vede. Senza correre, adesso lancio soltanto
nel rettilineo per vedere se il motore si rompe. Non sto neanche tirando fuori i giri, niente. Andiamo a guardare. A meno che devi farti una riparazione. E poi come fai, scusate, quando faccio la gara come faccio a ripararla? È impossibile, subito perderei. Eccola qui, ecco il guasto. Uno, il motore si è già danneggiato con il suo vero assetto originale. Andiamo a vedere adesso il radiatore quanto è aperto. Torniamo nei box, andiamo a vedere la messa a punto originale, eh? Andiamo a rivedere tutto, sospensioni, guardate, la sua deportanza è questa, sospensioni sono queste qui, ammortizzatori, motore, radiatore 75% originale. Io adesso metto al 100% aperto, ok? Sovrascrivi, ho scritto su assetto corsa. Andiamo a rivedere tutto, che non ho toccato niente. Sospensioni, ammortizzatori, motore 100%, radiatore aperto, differenziale è il suo, qui dice 8 frizioni, ok, no, perché la Ferrari me ne dà 4, vuol dire che questa ne ha 8, un altro tipo di meccanica. Adesso rifaccio un giro e mezzo ancora, tanto quanti minuti ho che sto registrando? 17 minuti, e poi dopo di qua andrò sempre in questo video nel circuito di Monza, perché prima mi stavo allenando per vedere per il fatto dei record mondiali, però dico una cosa, lasciate perdere, perché quelli che hanno fatto il record hanno messo la benzina per due giri, hanno chiuso il radiatore del motore, hanno chiuso il più possibile per non fare, per far arrivare alla macchina alla sua velocità massima, campanature chiuse, una cosa tutta strana. Posso capire una campanatura chiusa nel posteriore, perché ho letto ultimamente una persona bravissima che ha spiegato degli assetti, tante cose ha scritto, ha detto che la campanatura su un circuito come Monza va chiusa. Fino qui ci siamo, quindi per il fatto del record di oggi, io praticamente dal primo mondiale lui lo fa il giro in 1 minuto e 45 secondi, io 1 e 55. Tengo a precisare che c'ho un volante che mi hanno regalato il mio fratello più piccolo, e lo devo ringraziare, perché Project Cars 1 l'ho sempre usato col joypad, e mi ha regalato anche una postazione della Fly Seat, quella da 360 euro, quelli. Io la volevo in pelle, lui ha insistito con la Alcantara, che a me non piace,
Infatti ho pensato che in futuro, quando si risolverà la questione del virus, del Covid-19, praticamente staccherò questo sedile e gli monto sopra, farò una piastra, gli metto sopra un sedile sparco, comodo, e renderò la Fly Seat ancora più confortevole rispetto a come sono adesso, perché a parte che ho tutta la pedaliera il più possibile lontana dalle gambe, cioè le mie gambe in poche parole sono distese, se no non sarebbe una guida sportiva. Praticamente non sforzo le gambe in nulla e devo dire una cosa, che qualcuno ha detto che la pedaliera dopo un po' si muove, ma io ho una guida talmente soffice che non sto lì a pressare o come ho visto in alcuni video di persone che danno il gas come se fosse un trattore, neanche una macchina. E a me la pedaliera non si è mai sbullonata, mai. Io l'ho fermata lì una volta sola, era un po' molle perché io non avevo stretto i dadi più forte possibile. E devo dire che sto usando il simulatore da circa 60 ore, 60 ore, e non c'è nessun problema di pedaliera della G29 che si muove, assolutamente. Forse a quelle persone che in poche parole pressano, non so, troppo sui pedali, che invece devi guidare in un modo più sportivo possibile. Cioè non penso che in una macchina dal vivo dai tutta questa forza e così la vai veramente a danneggiare la pedaliera. Adesso vediamo se, eccolo qua, il motore è andato ancora, ha un problema, non si sa. Comunque questo problema, se me lo fa dopo un giro e mezzo, me lo farà poi dopo tre giri, diventerà 2 a 3 e molti vincono. Quindi adesso mi sono posto questa domanda, ma l'hanno fatto a quelli questo scherzo? Che hanno comprato Project Cars come me a 8,40 euro, 8,40 euro, per invogliarli in futuro a prendere Project Cars 3. Attenzione, attenzione, perché i soldi io non li vado a rubare. Anche se sono 8,40 euro, sono spesi bene, però ci sono questi problemi. Allora, se dentro questa Porsche, perché Ferrari niente, ho provato l'M6 oggi, l'ho anche accettato, una macchina molto bella, praticamente non ha nessun danno, anche con l'assetto. Invece il Porsche 911 GT3 R, questo che sto usando io, vediamolo da di fuori,
questo qui praticamente alle Mans, dopo un giro e mezzo, adesso provo anche a accendere le luci, vediamo, tanto così, tanto per vedere, praticamente c'è questo danno nel motore che non si sa da dove viene. Nei miei ultimi video io sono arrivato terzo nella carriera, ma praticamente ho dovuto stare terzo, perché quando io avevo provato anche a fare un video prima, vado in testa, praticamente succede alla macchina un qualcosa che il cambio nella ginetta, ma anche in queste, praticamente inizia a sballare, praticamente le marce non vanno più, non vanno più, tu sei in quarta e vedi la marcia che non va più, devi staccare tutto, pedali, toccare il freno, far passare l'intelligenza artificiale, torniamo dentro, l'intelligenza artificiale, e l'anomalia per magia sparisce. Cioè allora, come simulatore mi piace, però ha dei gravi problemi. Adesso andiamo a vedere se io li chiamo questi qua. Hit request confirmed. Hit anytime. L'ho messo nel G29, nel secondo tastino in basso. Adesso qui al buio non vedo come si chiamano, sono quei tre neri. Andiamo a vedere ancora se mi fa io ho messo motore, il danno. Vediamo la riparazione e dopo questo andrò a Monza per curiosità, per vedere se a Monza, però farò tre giri questa volta, perché qui il giro mi sembra che 5, ecco la riparazione, mi sembra che 5 km, là a Monza è molto più piccolo, sarà 3 km di pista, adesso vediamo. Questa è la riparazione. Io adesso per curiosità, appena parte, stoppo, rientro in box, rivediamo a tutti quelli che vedranno il video tutta la sua impostazione, faccio ESC, ok, torniamo in box, rivediamo la sua messa a punto, che era valori predefiniti, sono questi. Sospensioni, ammortizzatori, motore originale, tutto ok, e differenziale come è fatto. Ok, a questo punto adesso esco e vado nella pista di Monza, però prima voglio vedere un attimo quanti chilometri è questo tracciato. 13 chilometri e 62, quindi Monza L, cerchiamo la M, Monza, quanti chilometri è? 5, 10, 15, devo fare tre giri, non ho sbagliato. Ok, mettiamo Monza, parto e vediamo se a Monza dopo il terzo giro questo motore sta iniziando a scoppiare. E non è giusto, non è giusto. Ecco, il record è di questo qui, 1.44. Io ho fatto 1.54. Quindi mi sono domandato, avrà... Io ho le campanature qui molto aperte dietro, a 4 gradi meno, e davanti originale. Così la Porsche ha più tenuta di strada, come dovrebbe essere nella realtà.
Faccio solo tre giri. Vediamo se anche qua salta il motore. Se salta anche qui. C'è da presupporre che lo farà in tutte le piste. È davvero un peccato, sto dicendo. Ovviamente frena tanto perché è impostato così originale il freno. Quando invece nel mio assetto l'ho fatto diverso per il mio tipo di frenata. Questi sono proprio giri di collaudo. Scusate per le scalate veloci, ma perché per stare subito in linea. Allora, questo qui tra poco è il primo giro. Una guida tranquilla, non da gara. Non sto neanche pigiando al massimo. Allora, il primo giro è già stato fatto. Siamo già un giro e mezzo abbondante. Giro un po' adesso, un pochettino. Sono già a 33 minuti di video. Tra un po' passo il secondo giro. Ok, passato. Adesso vediamo al terzo giro se il motore anche qui si guasta. Non voglio prendere né cordoli, niente, uno può anche pensare beh, sopra il motore tocco la coppa dell'olio. Vabbè che a parte queste macchine hanno una scocca sotto protettiva, quindi non hanno, come in Formula 1, non hanno più questi problemi. Ecco il motore, anche qui guardate, è a 1, si è rotto. Allora cosa faccio adesso? Faccio ESC con la tastiera,
ritorno in box, strategia, rimetto la mia, andiamo a rivederla, che cosa ho messo, carburante in gomme, niente, vedete? Riparazione dei danni, ho tolto tutto tranne il motore, ok? Salvo ancora. E rimetto la mia, è già impostata perché c'è il baffetto giallo qui. Ok, adesso riguido, faccio ancora due giri e il motore. E il motore si guasta. Joker Game ha trovato, penso che non so se qualcuno ha fatto prima di me, ha trovato il pelo nell'uovo. Mi spiace, comunque c'è da dire una cosa, che il Project Cars 1, ma le macchine andavano, andavano parecchio di più. Sono state comunque depotenziate, questo è sicuro. E nel 2017 a oggi ho visto dei video del 2017 che la Ferrari superava i 300 orari, c'erano due cose da fare, non so da che parte era, le modifiche, andrò comunque a rivedere questo video di questa persona e tradurrò quelle due modifiche che non ci sono più, le ha tolte. E poi c'è anche da dire una cosa, come mai queste macchine, adesso non so, nella GT3 se hanno 6 marce, però mi sembra che nella GT3, da come ho letto, in motorsport e tante cose della Ferrari, hanno 7 marce, e invece qui sono a 6, adesso. Ho buttato anche questa qui, ormai che sono qua, delle marce. Primo giro, fra un po'. Sto andando tranquillo. Comunque, se qualcuno me lo scrive, nei commenti, che nella GT3 queste macchine sono a 7 rapporti. E anche questo qui è un altro errore madornale. Ok, primo giro l'ho fatto, vado un po' più veloce, anche perché il video è già 39 minuti quasi. Quindi l'anomalia, appena passo il rettilineo, entro nella prima gincana, si chiama ancora così, si dovrebbe chiamare così, avrò il motore guasto. Devo fare ancora un giro, andrò, chiamerò lo staff che mi ripara la macchina e così chiuderò il video lì. Questo qui è quasi il secondo giro. Scusate se ho tirato troppo.
adesso sto passando il secondo giro ora, e alla gincana lì in fondo si dovrebbe rompere il motore. Andiamo giù piano, vediamo dove succede. Vado piano. Non sto correndo. Proprio a un filo di gas. Adesso niente. Io gli ho aperto tutto il raffreddamento motore del radiatore. Comunque, se non dovrebbe farlo, forse l'ha fatto al terzo giro. Appena ho superato il terzo. Comunque, per chi usa questa macchina, che a me piace moltissimo, la 911 GT3R, guardate questa cosa qui del motore. È importante che praticamente ogni tre giri avete un guasto, voi non lo sapete, e così piano piano perdete un po' di velocità, qualcosa succederà, è un motore. Ok, il terzo giro l'ho passato, ecco qui, è appena scattato adesso al terzo giro. Il motore si è danneggiato automaticamente. Lo potevo fare anche piano, volendo. Per curiosità, per chiudere in bellezza, dopo la riparazione, faccio anche un Imola, adesso mi è venuto in mente. Così faccio un'ora di video. Adesso con il secondo tastino ho messo subito le marce per non fare fuori giri, giusto. Ghiaccio il box, chiamato. Vediamo la riparazione. Eccoli qua. Beh, il carburante l'ho messo, Nel prossimo lo tolgo, metto solo la riparazione. Eccola qui, è avvenuta. Non si sa che cos'è, è una cosa veloce. Ok, adesso faccio ESC,
Scelgo un nuovo circuito, non so, uno a caso, adesso ce ne sono tantissimi che io purtroppo non li ho provati tutti. Una volta ho provato con Project Cars 1 in America, che è un bel circuito veloce e lungo, tutta una tappa lunga, vediamo se c'è ancora. In America come si chiamava? Aveva un nome. Ah, ecco, forse qui sono. No, andiamo più su. Qui non c'è. California, eccolo qui. Questo qui è il completo, 20 km, quindi c'ho un po' di curve e tutto, ma vado tranquillo, selezionato, parto e vediamo se anche qui questo motore si rompe. Inizia piano piano. Chilometri dopo chilometri a sfasciarsi. È un peccato comunque. Allora, andiamo a vedere strategia dei box. Devo mettere la 911. Faccio la modifica. Carburante. Allora, carburante, niente, lo tolgo. Ok? Riparazione danni, io vedo che ho un danno solo nel motore, eccolo qui, lo salvo, ok. Andiamo a rivedere la messa a punto, valori predefiniti ancora, ok. Sospensioni, ammortizzatori, motore, scusate ma devo muovere la rotellina, differenziale. Toccato niente, come sta così? Fatto, salvo, l'ho salvato in assetto corsa, chiamato così perché prima lo usavo, ma non lo uso più. Adesso faccio la partenza. Vado tranquillo, senza correre. Non perché non conosco questa strada, che voglio farvi vedere che sicuramente secondo me si rompe anche andando piano. Qui non c'ho neanche il volante impostato con le gradazioni minime e qua sono tutte curve strette, quindi io c'ho. Come molti sapranno, perché le gradazioni un po' più larghe. Anzi, sono proprio in centro delle due strisce continue gialle. Ancora buono, non sto forzando niente di niente.
anche bello rivedere questa strada in America, Project Cars 1, parecchie volte l'ho usata, mi sono veramente divertito perché c'è un pezzo che la macchina decolla e mi ricordo che con la BMW Z4 GT3 praticamente ho fatto un sorpasso volando sopra un'altra macchina, cioè la mia macchina, ho proprio fatto il video, è andata sopra questa qui ed è collata proprio, e poi ho proseguito, cioè gli sono andato sulla capota senza danni, niente. Adesso vediamo se il motore scoppia anche qui. Zero. Sto sforzando di nulla, proprio appena appena un po' di gas minimo. Aia, aia, aia. Vabbè, però ho toccato dietro la scocca, il motore è ancora sano, la scocca è danneggiata, il motore no. Il fatto è che volevo sbrigarmi, mi fa male anche un po' la gamba, quella dove accelero. Casomai lo rifaccio ancora adesso, un altro giro, appena vedo che si è rotto.
qui c'è il pezzo che decolli, sarebbe qui. Uno o qui o più, un po' più giù, dove la macchina proprio qua decolla. Ecco, sono volato. Qui decolla proprio. Quindi in Project Cars 1 e 2 quel pezzo lì l'ha lasciato. Nessun danno al motore, solo carrozzeria. Questo è il pezzo che dovrebbe essere il finale, qui non si è rotto e ho sbattuto, quindi può darti che lo fa proprio nelle piste, è possibile. Ormai siamo quasi alla fine. Quasi arrivati, ecco qui. Qui non c'è stato nessun danno, quindi è possibile che lo fa dentro alle piste. Quindi vorrei fare l'ultima prova, un'altra pista casuale, corta, e vediamo se proprio nei circuiti chiusi fa la Porsche. Praticamente si danneggia il motore. Io adesso sto cercando un circuito piccolino, qualcosa mai fatta. Quanti chilometri è? 7,28 km. Ok, selezioniamo questo, mai fatto, in Scozia. E sono curioso di vedere se si danneggia anche qua dentro. Lì in America è una strada, si parte e finisce e basta. Qui si gira sempre. Strategie box, la solita 911. Rivediamo il tutto. Carburante è come prima. Danni, c'è solo il motore. Salvo tutto, ok. L'ha imposto, è già impostata, messa a punto, andiamo a rivedere tutto, valori predefiniti, ok, sospensione, ammortizzatori, motore, differenziale, tutto come prima, fatto, salvo, è il suo originale e parto. Non so che pista è, mai fatta. Vediamo se si sfascia. Vado piano perché non conosco niente di qua. Sarà una pista forse per un altro genere di macchina, non penso sia per queste macchine qui.
anche, può essere anche di queste. Forse questa è un circuito, scusate, da rally, sembra così a vederlo. E perché vedo le case. Percorso di statale cittadino. Comunque è molto bello, è da provare anche questo qui con le macchine da rally. Forse già il primo giro sembra che l'ho fatto, eh? Sì. Allora, questo qui è già il secondo giro. Per cento carrozzeria, motore niente.
questo è il terzo giro, inizia. Ok, ho visto la linea di partenza. Scusate, io sto guardando macchina e la macchina, se si danneggia quella verde, il motore, quindi non sono concentrato molto sulla strada. Beh, sembra che di chilometri ne ho fatti già un bel po', eh. Il motore è ancora qui sano. Allora, abbiamo avuto due danni al circuito alle 24 ore di Le Mans. Si rompe il motore dopo il primo giro e mezzo. Al terzo giro invece si rompe il motore al circuito del Gran Premio di Monza. Nel giro in America niente, qui sembra che tutto ok. Non mi resta che fare adesso, tanto è un'ora, l'ultima prova veramente adesso dentro una pista, che questa non è sicuramente la sua, perché io non le ho provate tutte, quindi non le conosco. Ok, tanto questo qui è rettilineo finale, non credo che si rompa il motore proprio qui, vediamo, appena lo passo, vediamo la linea, eccola qui, passata. Ok, qui è tutto a posto secondo me, eh? Adesso cerco una pista proprio, un circuito, scusate, andiamo a vedere, ok, non so che pista prendo, Imola, ecco, Imola è una pista, ok. Partiamo da qui e vediamo se si danneggia il motore. È 5 km quasi, quindi 5, 10, 15, 20, 4 giri dovrei fare. Strategia box, quella di prima, giusto, l'ho messa, giusto, sì. Partenza, devo fare 4 giri per compensare i 20 km di Le Mans, dove ho riscontrato questa anomalia, secondo me è molto molto grave, eh?
possiamo vedere qui. Io qui non la conosco questa pista per niente, già schiacciavo troppo. Allora vado piano. Non va bene come pista, cerchiamone un'altra più semplice, magari una che gira. Ce n'è una che l'avevo vista in America, c'è un qualcosa. No, non questa, ce n'è una e l'avevo vista, un circuito forse. No, non è questo. C'era un circuito che lo usano, eccolo qua, Indianapolis, eccolo qui, così lo posso proprio vedere. Quanti chilometri è questo qui? 4 chilometri, 4, 8, 12. 4 giri dovrei fare per vedere se il motore parte. Non è, penso, la sua pista, però. E con questo proprio finisco il video. Strategia, riprendiamo la mia, andiamo a rivedere tutto. C'è stato cambiato qualcosa? Niente. Riparazione danni, solo il motore. Salvo tutto. Andiamo a vedere la messa a punto. Predefiniti. Ok. Voglio vedere il motore, è 75% il radiatore originale salvato. Partiamo, vediamo che succede qui. Qui è molto più semplice per me. Comunque dopo questo video spero che lo vedranno anche loro, i produttori. Questa qui è una cosa abbastanza grave, per non dire grave. Ok, you know the drill. Let's get some heat into these tires. Ma niente, sono sbagliato, non ho sbagliato, devo provare. Dov'è sta pista? Di qua. Ok, sembra che sono dentro. Ok. Spingendo, eh.
Ok, questo dovrebbe essere il primo giro. Ho detto quattro giri. Per compensare i chilometri di Le Mans, ecco, fra poco passo il secondo giro. Terzo giro. Inizio il quarto. Finora niente. Finisco qui con la fine del quinto. Se non salta qui, lo fa in alcuni circuiti. Io ne ho scoperti due, Le Mans e il Gran Premio di Monza, il circuito, che il motore si spacca. Ok, la finisco qui il video. Io ringrazio tutti chi vedrà questo video. Almeno così sono a corrente molte persone che magari non lo sanno, gareggiano, poveretti, e gli si scassa il motore senza che loro lo sanno.
Io l'ho scoperto nel circuito di Le Mans e nel circuito del Gran Premio di Monza. Ormai penso che qui il motore non salta. Comunque, a qualcuno, se vi scoppia il motore in altri circuiti, ha visto il mio video, scrivete sotto al mio video. Mi fa piacere sapere che in altre piste se c'è questa anomalia. Ok, il video finisce qui. E ringrazio tutti per chi lo vedrà. Questa bellissima macchina purtroppo ha un problema e forse il produttore non lo sa. Ok, ciao a tutti, il video è durato un'ora e 23 minuti, 22, ok? Al prossimo video, Joker Game chiude. Peccato per la Porsche GT3R che ha questo problema. Vabbè. Io dico che lo risolveranno, non è una roba semplice per i produttori che fanno videogame. Ciao a tutti, al prossimo video, Joker chiude. Ciao, bye.